Bentornati e bentornati qua sotto ogni altra volta, c'è un nuovo video gameplay su Spider-Man Regno delle Ombre. Siamo in una nuova missione che ci ha dato Moon Knight, perché praticamente è successo che, secondo le sue informazioni, cioè, succede qualcosa a Hell's Kitchen, cioè un quartiere di New York che esiste realmente. E Spider-Man si sta chiedendo se la battaglia con Venom non sia stata la causa di qualcos'altro, o meglio, non sia la causa di qualcosa di più grande. E vediamo cosa succede. Cutscene. Cutscene. Che Ho la cos'era? sensazione che qualcuno. Compagni di cicatrice. Artigli! Oh my god! Che bello vederti, Logan! C'hai Sei una mira tanto perfetta. irritante quanto Spider-Man. Stai Ho calmo. sentito che qualcosa non va. Sei uno di loro. Loro chi? Ehi, aspetta! Tu puoi fiutare. Già, e tu sei uno di loro, amico. Bugiardo! Stronzate! Non so nessuno. Guarda che bel culetto che c'ha Spider-Man, guarda. È un po'. No, no, no. Ok, può anche contrattaccare le mosse. D'accordo. Ti dispiace mirarlo? Ok, grazie. Allora, se mi ricordo, questa battaglia l'ho già vista un paio di volte, perché nel trailer del gioco fanno vedere questa battaglia 3000 volte. Porca troia, mi sta massacrando. No, meglio evitare questi attacchi da aerei per il momento, finché non recupero un po' di vita. No, mi sta massacrando. Mi ammazza. Questo mi ammazza. E che cazzo ti fa? Ti fa pure la suplex. Infame. No, ma ci sarà una maniera per schivarlo. Oh. Davvero? Ma sul serio? Riprovo subito, io ti massacro, eh. Perché ma. Ho la sensazione che qualcuno. Vediamo di rifare tutto questo. Oh, questa era una bella combo. Se non sbaglio, che sta battaglia l'hanno fatta vedere 3000 volte all'interno della. Uscirò a sto. Che cazzo sta facendo? Perché te la prendi con quei cosi? Grande! Quindi lo posso stordire in qualche maniera. Riesco a fargli combo in aria. Che sta battaglia l'ho vista 3000 volte, perché è all'interno del trailer del gioco. No, no, non fargliela, basta. Ti massacra se no. Vedi, mi sa, ti. Se non state attenti ti sta. Vedi. Guardalo. Madonna santa. Mi do lontano da lui finché non. Non recupero abbastanza vita. Eh sì. Aceria. Recupera vita su. E ok. Sta recuperando, sta recuperando. Cosa fa? Come salta addosso? No. Salti più lenti della luce, come mai? Pessima scelta. Ok. Mo mi fai quiz. Come si chiamano i tuoi genitori? Ok, Ben e May no, perché sono Herman o Helen o Richard e Mary. A me mi pare Richard e Mary, ma non mi ricordo. Richard e Mary, questa cosa mi pare non ci sia nella mia bio su Wiki. Il mio naso non mette. Ah, c'ho ragione. Infatti è vero, se vuoi andare a cercare questa domanda su Wikipedia, qualsiasi cosa, non lo dice perché non è stato mai detto. O meglio, se lo hanno detto, l'hanno detto pochissime volte. Oh, addirittura. Devo cercare di stare attento, ragazzi, perché qua intrappolo tutto. Adesso vai. Credo di aver capito come funziona. Credo che debba tranquillamente far sì che l'indicatore che sta sotto la sua barra di vita diventi tutto rosso, così mi crede che sono un supereroe e non uno di quei mostri cattivi. Ok. Gli assassini di chi abbiamo seguito fino a Berlino? Flash Thompson no, perché è vivo. Harry Osborn è vivo? Credo l'uno? Che cazzo sia, non riesco a leggere.
Devi proprio ricordarmi Ned? Forse stai dicendo la verità. Ah no, era... Eh no, senti, bello, tu non mi puoi fare le mosse del wrestling. Che te credi, John Cena? John Cena! Cioè sta sempre bene quello. Cazzata che ho fatto, vabbè, è andata a segno. Cercate di non farla troppo sta combo, perché altrimenti ve la countera in continuazione. Come si fa la mossa speciale? Oh. Aspetta, amico. Che cosa? Bella mossa, portare i tuoi amici con te. Ma va a cagare! Non andartene ora. Io? Perché io? No, non te la puoi via con me mentre sto massacrando. No, io mi devo ricordare come si fa il lancio, perché il lancio è quello ideale contro questi. Mio Dio, ma sono in combo assurda. Oh, scusa. Ma non gli faccio niente a questo, com'è? Scusa. Non mi attacca, ciccio, te devi levare però. Quindi eliminandoli ottengo più rosso. No, lui. Come lo prendo? Ma io te prendo. Tre volte me lo potrei... Lo potrei anche canterare tre volte, ma se te ne faccio quattro. Aspetta che devo. Ok. Ti basta? Per favore, basta. Oh. Lasciami in pace. Sei uno sesso. Vabbè, te continua a colpire con le ragne della finché non te paralizzo. Dovrei provare alla parata, ma non. Tanto se non sbaglio mi fa anche due quiz, altro quiz. Tutta sto figlio della mignotta che è. Scusate la parolaccia, ma non può essere. Devo volare, devo volare. Lui non può volare, lui può saltare ma non può volare per mia fortuna. Sperando che non mi metti i salti più lunghi. Sono qui imbecille, dove vai? Scendi giù, mi sto recuperando la vita. Non so se Spider, no, Spider non ha un fattore rigenerativo come... Ok, un altro quiz. Veloce però, Siamo arrivati già a 8 minuti. Che cazzo vuoi? Dove hai messo per la prima volta il costume nero? A una festa in costume, mi pare, se non sbaglio, ma non mi ricordo. A Battleworld? Battleworld non è un luogo molto pacifico. Ti ascolto. Ah, ok, cioè, avevo ragione. Basta andare a quelle sensate. Sebbene sia un po' un coglione Spider-Man. No, nel senso... Che culo appena in tempo! Wolverine, stai calmo. Non so che cosa sia un Wolverine in realtà, perché in teoria dovrebbe essere tipo un... Una specie di tasso o qualcosa del genere. Smettila! Lasciami in pace! Non ho scelto io di prendere il costume nero, è stato lui a scegliere me. Infatti sì, è vero. Non è che la Spider-Man l'abbia assorbita a forza. Grande furia del ragno. Guarda le combo che fa sto infame. Come fa a fare i video lunghissimi? Oddio, sto morendo. Vola Spider-Man, vola. Fate un paio di simbionti così recupero quella vita. Quella vita, quell'indicatore rosso. Ok, perché è diventato arancione? Ok. Forse perché era fuori di portata. Sto figlio di puttana c'ha un raggio assurdo.
Manco ci avesse le ragnatele, c'ha un raggio.